entro a Marzamemi da Pachino. All'ingresso del borgo Marinaro abbiamo il lungomare Gaetano Staraba. Delimitato da questi piccoli ex magazzini di pescatori, trasformati ora in locali pubblici. Dal lungomare vedo uno dei due porticcioli della borgata, denominato Balata. È chiamato così per via dei lastricati di calcare con i quali è pavimentato il molo. Ecco, vediamo il molo. Fronte al borgo Marinaro si trova l'isola di Brancati. La sua superficie è quasi interamente occupata da una costruzione. L'isolotto è possibile osservarlo sia dalla spiaggetta sia dalla Balata. Ecco, adesso vediamo la spiaggetta. Vado oltre la Balata e trovo una piazzetta che da un lato è delimitata dalle abitazioni caratteristiche di Marzamemi, case basse con le mura di pietra senza essere intonacate, case di pescatori che oggi sono state alcune di esse trasformate in locali pubblici. Dall'altro lato, da questo lato, la piazzetta è delimitata dal mare. Abbiamo una viuzza tipica di Marzamemi. Adesso entro in questa viuzza. Ecco, vedete com'è stretto, quasi quanto un corridoio. Svolto a destra e si apre un cortile delimitato da case di pescatori. Sullo sfondo mi appare la nuova chiesa Regina Margherita, dedicata a San Francesco di Paola. Ecco il palazzo del principe di Villa Dorata, fatto costruire nel 1752 insieme alla vecchia chiesa della Tornara, dedicata anch'essa a San Francesco di Paola. La chiesa ha subito dei danni nel tetto, che è crollato a causa dell'incuria. Questi edifici li troviamo nella piazza principale di Marzamemi, la piazza Regina Elena. Guardate queste case basse di pescatori che fanno da cornice alla piazza. Essa era tutta proprietà del principe di Villa Dorata, comprese le abitazioni dei pescatori. Thank you.